Pacheco, un 39enne arrestato dai carabinieri per violenza sessuale aggravata. Mazzara, il depuratore resta senza autorizzazione, il TAR non sospende il decreto regionale. Tra Prendiego Garpitella, nuovo segretario della Camera di Commercio, succede ad Alfano. Mazzara lavori a Sant'Agostino, ha revocato al Ministero finanziamento 280.000 euro. Mazzara, spettacoli, bellezze e risate sul lungomare alla Fiera del Ponente 2015. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, la prima della settimana. Apriamo con la cronaca. Un 39enne è stato arrestato dai carabinieri di Pacheco con l'accusa di violenza sessuale aggravata. I particolari nel servizio. Un 39enne di Pacheco è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione, dipendente dalla compagnia dei carabinieri di Trapani, con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Le manette sono scattate sabato scorso in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Trapani. L'uomo infatti deve scontare una pena residua di 5 anni, 6 mesi e 11 giorni di reclusione per il reato contestatogli. Dopo aver prelevato il 39enne presso l'abitazione di Pacheco, nella quale risulta domiciliato, i militari dell'arma hanno condotto l'arrestato presso il carcere San Giuliano del capoluogo trapanese, dove l'uomo finirà di espiare la propria pena. Le presunte violenze sessuali sarebbero state commesse nel periodo compreso tra il 2003 e il 2008. L'uomo pregiudicato si trovava già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune Pacecoto. Dopo le formalità di rito e l'arrivo alla casa circondariale, il 39enne si trova adesso a disposizione dell'autorità giudiziaria. Incidente stradale questa mattina intorno alle 8 all'incrocio tra le vie Castelvetrano e Santa Maria delle Giummare a Mazzara. Lì si sono scontrati un ciclista e un'auto. Il ciclista, un mazzarese di 43 anni, a seguito dell'urto è finito a terra riportando lesioni alla testa. L'uomo è stato soccorso e accompagnato presso l'area di emergenza di via Livorno. Gli occupanti dell'auto non si sarebbero fermati a prestare soccorso e sarebbero fuggiti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica del locale comando di Polizia Municipale che hanno avviato le indagini per risalire all'auto coinvolta nell'incidente. Depuratore comunale di Mazzara, il TAR di Palermo, non ha accolto la richiesta di sospensiva del decreto di revoca dell'autorizzazione avanzata dal Comune. I particolari nel servizio. Resta senza autorizzazione regionale il depuratore comunale di Contrada Boccarena a Mazzara del Vallo. Il TAR Sicilia, sede di Palermo, non ha accolto infatti la richiesta di sospensiva del decreto di revoca presentata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Cristaldi. I giudici della prima sezione del Tribunale amministrativo regionale, presieduta da Nicolò Monteleone, così hanno deciso nel corso dell'udienza svoltasi venerdì scorso nel capoluogo siciliano, dopo il ricorso presentato da Palazzo dei Carmelitani tramite l'avvocato dell'ente Epifanio Giglio e l'avvocato esterno Francesco Emanuele Muscolino. Contestualmente però il TAR ha disposto che l'assessorato regionale per l'energia riesamini la vicenda alla luce dei risultati delle analisi effettuate su disposizione del Comune e resi noti durante l'udienza al TAR. Dunque, nel merito, la questione verrà riesaminata nei prossimi mesi, precisamente a gennaio 2016. Sarà in quell'occasione che verrà deciso se la revoca dell'autorizzazione resterà in vigore o se le ragioni del comune mazzarese avranno la meglio. Come si ricorderà, l'amministrazione Cristaldi ha deciso di rivolgersi al TAR il mese scorso, dopo che la regione ha revocato l'autorizzazione allo scarico a mare delle acque reflue urbane trattate al depuratore comunale di Contrada Boccarena. La revoca regionale risale allo scorso 13 aprile. A disporla con proprio decreto è stato il dirigente generale del Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti, Domenico Armenio, in quanto il comune mazzarese non avrebbe ottemperato alle prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione allo scarico emesso l'11 settembre 2014, prescrizioni che l'amministrazione guidata dal sindaco Cristaldi avrebbe dovuto porre in essere entro 6 mesi, ma che evidentemente non sono state rispettate. Da qui la revoca dell'autorizzazione e il successivo ricorso presentato dal comune di Mazzara.
Ed ora una nota di sanità. Il deputato trapanese Baldo Gucciardi, il nuovo assessore regionale al ramo. A nominarlo è stato oggi il presidente della regione Rosario Crocetta. L'attuale capogruppo del Partito Democratico all'ARS succede a Lucia Borsellino, dimessasi nei giorni scorsi dall'incarico. Per Crocetta la nomina di Gucciardi consentirà al governo di proseguire con il lavoro svolto dall'ex assessore per la salute. Darà un contributo importante al settore. Ho scelto una persona per bene, onesta e competente, ha proseguito il governatore. Di questa scelta sono orgoglioso e sono felice che venga condivisa dal mio partito e da tutti gli alleati. E Dario Carpitella, il nuovo segretario generale della Camera di Commercio di Trapani, il servizio. E Diego Carpitella è il nuovo segretario generale della Camera di Commercio di Trapani. Già segretario facente funzioni, Carpitella ha vinto la selezione indetta nel 2014 dall'ente guidato da Pino Pace per individuare il successore di Alessandro Alfano, quest'ultimo dimessosi nel dicembre 2011 dall'incarico a seguito del suo coinvolgimento in un'indagine su un presunto giro di esami truccati all'Università di Palermo. La graduatoria finale è stata approvata alcuni giorni addietro. Carpitella ha avuto la meglio su Francesco Guarano, unico altro candidato presentatosi al colloquio con la commissione esaminatrice. L'incarico avrà durata triennale. Con la designazione di Carpitella quindi si chiude un lungo iter nel quale non sono mancati colpi di scena, come la decisione dell'ex segretario Alfano, fratello del ministro Angelino Alfano, di avviare un contenzioso con la Camera di Commercio al fine di riottenere il vecchio posto di lavoro a seguito della conclusione positiva della vicenda giudiziaria nella quale era rimasto invischiato. Alessandro Alfano, la cui posizione nell'ambito dell'indagine della Procura di Palermo è stata archiviata, si è rivolto prima al TAR e poi al Tribunale di Trapani dopo che per due volte l'ente camerale aveva respinto la richiesta di reintegro avanzata dallo stesso ex segretario. Il Tribunale di Trapani ha però respinto il ricorso di Alfano. Quest'ultimo aveva chiamato in causa la legge 127 del 2004, meglio conosciuta come legge Carnevale, che prevede il reintegro dei pubblici dipendenti sospesi o dimessi a causa dei procedimenti penali successivamente conclusi positivamente per il diretto interessato. Tesi questa non condivisa però dalla Camera di Commercio, che ha deciso così di costituirsi in giudizio affidando l'incarico agli avvocati Salvatore Ceravino e Dario Safina, entrambi del foro di Trapani, stoppando in pratica l'iter per l'individuazione del nuovo segretario. Ebbene, poi il giudice Lunella Caradona ha dato torta ad Alfano, respingendo il ricorso cautelare presentato dagli avvocati Giovanni Barrai, Riccardo e Massimiliano Mangano del Foro di Palermo. Dopo la decisione del Tribunale quindi è ripreso l'iter concorsuale alla Camera di Commercio, conclusosi nei giorni scorsi con la nomina di Carpitella. Nuova seduta questo pomeriggio per il Consiglio Comunale di Mazara del Vallo. Il massimo consesso civico cittadino tornerà a riunirsi in sessione ordinaria a partire dalle 17, così come disposto dal Presidente Vito Gancitano. L'Aula dovrà esaminare 31 punti inseriti all'ordine del giorno. Tra gli argomenti che verranno affrontati, il riconoscimento di 7 debiti fuori bilancio e ben 22 mozioni. E proseguono gli interventi di pulizia Mazara nel tratto della cosiddetta spiaggia in città, compreso tra il Piazzale Quincio e la scalinata di Piazza Mocarta, lo rende noto l'ufficio stampa di Palazzo dei Carmelitani. I mezzi e uomini del comune con il coordinamento del geometra Fasulo stanno intervenendo per una pulizia straordinaria dell'area dove dalle analisi effettuate nei giorni scorsi è emerso che i valori dell'acqua sono perfettamente a norma. Il Comune ha anche avviato l'iter per approdare alle autorizzazioni definitive di balneabilità del tratto in questione. Ripulita anche l'area retrostante, il parco giochi per bambini del lungomare e l'intero tratto che attualmente ospita la fiera del Ponente. Il comune di Mazara avrebbe perso un finanziamento da 280.000 euro per la ristrutturazione del complesso di Sant'Agostino, il servizio. Il comune di Mazara del Vallo ha perso un finanziamento di 280.000 euro per alcuni lavori di manutenzione straordinaria da effettuare presso il complesso monumentale di Sant'Agostino.
Lo si evince da un avviso pubblicato nei giorni scorsi sull'albo pretorio online di Palazzo dei Carmelitani, attraverso il quale il Presidente della Commissione di Gara per l'affidamento dell'intervento in questione ha reso noto che il Ministero dell'Interno ha in pratica revocato il finanziamento, motivo per il quale la gara d'appalto è stata annullata, così come sono stati annullati i lavori previsti alla storica struttura mazzarese. Come si legge nell'avviso, infatti, l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola Cristaldi, è impossibilitata a dare corso al progetto con fondi comunali. Il complesso di Sant'Agostino quindi almeno per il momento non verrà riqualificato. L'annuncio del finanziamento ministeriale era stato dato lo scorso settembre dal primo cittadino mazzarese. 280.000 euro, annunciava allora Cristaldi, stanziati nell'ambito dei fondi del PON Sicurezza e destinati al riattamento di una parte del piano terra del complesso monumentale e della trasformazione in un centro polifunzionale per immigrati regolari. L'intervento su Sant'Agostino prevedeva in particolare la realizzazione di un centro polifunzionale per gli immigrati, con l'adeguamento e la messa in opera delle strutture individuate a ospitare i servizi necessari al fine di riutilizzare i locali della mensa esistente e anche una sala multimediale e un laboratorio di formazione destinati alla formazione linguistica e professionale. Un progetto però per il momento destinato a restare soltanto sulla carta. Sono stati completati i lavori di realizzazione della rotonda che si trova a Triscina, all'intersezione tra la via del Mediterraneo e ex via 1 con la via 118. Lo rende noto il sindaco Felice Errante. I lavori hanno riguardato la sistemazione del fondo stradale, la demolizione della vecchia rotonda, la realizzazione secondo i criteri adeguati per garantire la sicurezza del sito. Altri lavori hanno interessato la circonvallazione nei pressi del cartodromo, dove si verificavano dei pericolosi fenomeni di allagamento della sede stradale con notevoli pericoli per gli automobilisti. Proseguono a Mazara del Vallo i festeggiamenti per la Madonna del Paradiso. Ieri sera l'effigie della Madonna è arrivata in processione a Santa Maria di Gesù. Il servizio. Proseguono a Mazara del Vallo i festeggiamenti in onore della Madonna del Paradiso. Ieri sera, dopo la processione della discesa della Madonna dal santuario fino in cattedrale, si è svolta la festa dell'incoronazione dalla cattedrale. I numerosi fedeli hanno accompagnato l'effigie della Madonna fino alla parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù. Alla processione ieri sera erano presenti anche le autorità civili e militari della città e il vescovo della diocesi Mazara, Monsignor Domenico Mogavero. La processione ha attraversato il lungomare Mazzini, Molocaito, Piazza Regina, via Gian Giacomo Adria e la via Santa Maria di Gesù. Questa sera alle 20 nella parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù, alle 20 è prevista la veglia mariana. Domani poi la Madonna sarà portata in una processione parrocchiale fino alla via Marsale, poi alla parrocchia di Santa Rosalia, dove resterà fino a giovedì. Il 17-18 invece la Madonna sarà ospitata nel monastero di San Michele. Domenica prossima, ultimo giorno dei festeggiamenti, alle 20 la Madonna farà rientro in processione al santuario di Piazza Madonna del Paradiso. L'accesso al demanio marittimo e al mare nella ben antistante Faraglioni di Scopello e l'ex Tonnara è libero, gratuito ed è fatto divieto a chiunque di porre ostacoli o limitazioni al libero accesso pedonale al mare. Lo ha stabilito un'ordinanza a firma del dirigente del settore lavori pubblici del comune di Castellammare, condivisa dal sindaco Nicolo Coppola. L'ordinanza del pubblico interesse di consentire il libero accesso e la libera fruizione del tratto di mare antistante Faraglioni di Scopello. Ho più volte precisato che passaggio libero significa che devono comunque esserci delle regole che disciplinano l'accesso per tutelare il bene storico-culturale e il paesaggio, afferma il sindaco Nicolo Coppola. Ieri sera sul lungomare San Vito di Mazara, nell'ambito delle Fiere del Ponente, moda e passerella con la Regina d'Europa, il servizio. Facciamo una cosa. Allora, io Cesare? Sì. Cambiamo ruoli. Cambiamo ruoli, meglio. Io rimango Cesare e tu fai Cassio. No, io Cassio non lo faccio. Picchi un fai Cassio. Picchi ca. Se c'è uno che va a facere Cassio, è sto cristiano che ha con l'occhiale blu. Lasciale stare, cristiano, che so... Cassio con gli occhiali. Allora, tu fai Cassio e io faccio Cesare. E dici che è mio Cassio, non lo faccio. Cambiamo ruoli. Cambiamo ruoli. Tu fai Cesare. E io faccio Cassio. A facci ce l'hai tutta. Oh, oh.
selezione The Baby of Europe qui a Mazara del Vallo. Valentina proviene da Marsala. Alzate le mani perché per lei è questo il suo applauso. Fammi vedere un attimo come siamo combinati. E vi ricordo che l'intero spettacolo sarà trasmesso questa sera dalla nostra emittente a partire dalle 21.30. Ed ora lo sport. Beach volley si è conclusa sabato scorso a Castellammare del Golfo l'undicesima edizione della Coast Cup. Il torneo di beach volley si è svolto sulla praia castellammarese e ha visto la partecipazione di oltre 50 squadre maschili e femminili. La formazione della Vigor Mazara ha confermato il primo posto nella categoria under 16 femminile, nella categoria under 15 maschile dei piazzamenti per il Mazara 95 che ha giocato con due formazioni ottenendo il primo e il terzo posto. Vittoria per la squadra mazzarese anche nelle categorie maschili under 17 e under 19. Per l'atletica il gruppo sportivo Atletica Mazara ieri ha partecipato con 5 atleti alla gara di running 6 ore by night che si è tenuta a Capo d'Orlando. Due gli atleti mazzaresi che sono riusciti a salire sul gradino più alto del podio a fine gara nelle rispettive categorie di appartenenza. Si tratta di Antonino Catania, primo classificato nella categoria M40, e Vincenzo Pecugna, primo classificato nella categoria M55. Ed ora ci fermiamo per un momento pubblicitario. Dalla una nota di calcio, si è svolto nei giorni scorsi a Palermo lo seggio dell'Anderlecht. Hanno partecipato i giovani dell'associazione Mazara In. La società mazzese infatti è partner del progetto Giovani in Europa dell'Anderlecht. A Mazara è stata istituita l'Accademia di Calcio, prima in Sicilia, la cui direzione tecnica è stata affidata a Massimo Sarci. E si è svolta ieri presso la sede dell'azienda vinicola Finam di Marsala lo seggio conclusivo dell'anno accademico 2014-2015 della Trinacria Brazilian Jiu-Jitsu Academy diretta dal maestro Davide Cialona. Oltre 50 atleti provenienti da tutte le sedi siciliane, tra le quali Alcamo e Paceco, hanno partecipato a una seduta di allenamento che si è conclusa con il passaggio di cintura. L'occasione è servita a fare un consuntivo dell'anno trascorso, i cui risultati agonistici sono stati di grande rilievo. E con lo sport siamo arrivati al termine del TG Vallo. Grazie per averci seguito, arrivederci.